Così nascono stimoli creativi e grandi passioni. Last Minute. Last Minute. Un programma di Laura Migliacci. A cura della direzione di Radio 1. Conduce Arianna Ciampoli. Bentornati alla Sminute e bentornati in Campania. Così come avete ascoltato, da questo incontro-scontro di acqua e fuoco nasce la creatività e la passione di tutta Napoli, e queste sono le parole del fotografo napoletano Augusto De Luca, che apre così questo nostro ritorno in Campania. 335-699-2949, cominciate da subito così a mandarci i vostri suggerimenti, gli inviti, raccontateci cosa c'è di bello da fare, vedere, vivere a Napoli, anche in Campania. Però chiaramente, come sempre, noi sconfiniamo, per cui vi lanciamo questa regione, vi portiamo in Campania, però raccontateci anche le vostre parti come sono, e partiamo, ci muoviamo, e proprio dalla Campania parte questo nostro viaggio che ci porta fino al fresco Mar Baltico. Andiamo a San Pietroburgo, quindi siamo nell'estremo nord della Russia, e proprio lì incontriamo un altro dei nostri connazionali, è proprio campano, vive e lavora all'estero. Allora, benvenuto alla Sminute, Vincenzo Squarciafico. Salve, grazie. Buonasera, Vincenzo. Benvenuti anche a voi in Russia. Grazie. Senti, ma da quelle parti come si sta? Fa caldo, no? Ah, guarda, in questo momento fa veramente caldo, ma tanto. Siamo quasi sui 30 gradi, ma ne manifestano di più sensibilmente. Vedi, quindi fa caldo anche a San Pietroburgo, sì, ma sì. Tu, Vincenzo, dalla piccola Lioni, in provincia di Avellino, sì, all'imponente San Pietroburgo, ci racconti quando e perché sei partito? Dal mio paese, che sono 6.000 abitanti, a una città di 6 milioni di persone. Sono arrivato nel marzo del 2006, quando qui la temperatura era meno 28 all'aeroporto, quindi questo è stato il benvenuto in Russia. È stata un'opportunità di lavoro, e la cosa che mi ha meravigliato un po' dopo è che non mi sono posto domande di come fosse la Russia. Ho accettato, poi si è rilevata una sorpresa di vita e di lavoro, ecco. E che cosa hai scoperto? Com'è la Russia? Se te lo chiedo oggi, dopo un po' di tempo che sei lì. La Russia è una finestra veramente abbastanza nuova, penso anche importante negli ultimi 2-3 anni, perché dal punto di vista della vita praticamente è diverso da come si vive in Europa e diverso da come si vive in America. Dal punto di vista di lavoro, man mano che sono passati questi 6 anni, la possibilità di tornare in Italia o in Europa per lavorare, diciamo che non è molto tranquilla, lo sappiamo tutti. Quindi, andando a esclusione, o si va in Russia o si va in Asia, Dubai o Cina. Adesso quindi, Vincenzo, scusa, volevo svelare il tuo lavoro, perché tu sei molto giovane, però già rinomato chef, infatti, ambasciatore della cultura gastronomica italiana, quindi comunque sei... Diciamo che me la cavo. Senti, ma qual è la cosa che piace di più ai russi del tuo ristorante? Qual è il piatto che amano di più? Guarda, il piatto che amano di più nel mio ristorante, soprattutto in questo periodo estivo, sono i paccheri di Gragnano con una pasta di peperone e caciocavallo, e le tagliatelle con zucchine, menta e vongole. Quindi diciamo sono molto tradizionalista con i gusti, e a loro poi piacciono molto le cose saporite, semplici, che non vanno a complicare il gusto, il palato delle persone. Però hai citato prodotti tutti nostri, questo cosa significa? Che tu ti rifornisci dall'Italia, no? Sì, io mi rifornisco da aziende italiane che importano prodotti italiani, ce ne sono tantissime, e una buona quantità, molto affidabili, che ti danno la possibilità di cucinare con prodotti di qualità. Poi giustamente la distanza e le burocrazie di distanza a volte complicano un po' le cose, però se mi guardo indietro 6 anni e mi
accordo adesso, veramente si può fare una buona cucina italiana anche all'estero. Quindi, questo è il risultato. E, senti, e invece ci racconti un po' di San Pietroburgo come città, com'è? È vero che un italiano passeggiando per la città si sente un po' a casa? Sì, è vero, è vero. È una cosa che dico sempre, perché Pietroburgo è stata costruita in maniera immensa, grande città, i palazzi grandi, tutto grande, perché questo un po' deriva da quando è stata costruita appunto dai architetti italiani, poi le grandezze dovevano impressionare gli stranieri che venivano alla vecchia Leningrado allora, no? Quindi è rimasta così l'urbanistica che somiglia al centro storico di alcune città italiane come Venezia, Napoli, per alcuni versi anche Firenze, poi ci sono i Navigli, citato Venezia, Navigli, ecco, Navigli in Italia, qui sono un po' più grandi, è tutto un po' più gigante delle città italiane che sono manifestate nella bellezza di San Pietroburgo. Ecco. E qualcosa dell'Italia c'è che ti manca? Beh, dell'Italia ci manca sicuramente il nostro sole. Poi per un campano, no? Gli togli il sole. Per un campano soprattutto il tempo fa il suo gioco. Qui è vero, Pietroburgo è un po' in particolare, che siamo più a nord. C'è tanto freddo d'inverno, però poi ci consoliamo con le notti bianche d'estate che iniziano a maggio e finiscono quasi a settembre. E quindi, senti, ma se uno volesse partire al volo così per una vacanza a San Pietroburgo e venire magari a trovare anche te, cosa consiglieresti intanto di non perdersi? E poi quanto ci Guarda, costa? Io per qualcuno che vuole visitare Pietroburgo, innanzitutto consiglio di scegliere il mese di maggio, al massimo mese di giugno, perché sono i due mesi chiave per visitare questa città, per un fatto di temperatura, di luce, siamo nel pieno delle notti bianche a giugno, e perché ci sono tante feste legate a tradizione e leggende della cultura russa. Non so, per dirle, le aperture delle ville estive dei vecchi zar, spettacoli delle fontane, il spettacolo dei velieri sul fiume Neva, dove c'è anche il palazzo di marmo, il museo Hermitage, quindi insomma veramente veramente tante cose. Tanto da vedere. E costa tanto? Non costa tanto, sinceramente. Organizzandosi bene un mese in avanti il viaggio può anche costare 300 euro o 200 andate, no, più i costi di visa, che purtroppo ancora c'è questa piccola icona che danneggia forse il turismo in Russia. Chi deve partire e deve farsi anche il visa, forse qualcuno ci rinuncia un po', certo. Senti, comunque vabbè, ci hai raccontato di questo posto splendido, di questa bellissima città dove possiamo mangiare anche italiano. Grazie davvero Vincenzo Squarciafico per essere stato con noi. Ciao, a presto. Grazie a voi, buona serata a tutti. Ciao.